Nel Medioevo la filosofia parlava arabo. Furono gli arabi a tradurre dal greco in arabo i testi dei filosofi greci e, e salvarli di conseguenza. Non solo fecero questo, li commentarono. E quando questi testi furono tradotti in latino, influenzarono la lettura della filosofia, soprattutto quella aristotelica, in Occidente. Avicenne a, a Verroe furono i principali filosofi musulmani, ma non furono dei semplici commentatori, e erano proprio i più grandi pensatori musulmani med medievali. Sta di fatto che l'inizio della filosofia scolastica medievale fu possibile veramente solo dopo che iniziarono a studiare i pensatori musulmani nelle università cristiane. Addirittura Alberto Magno dovette sforzarsi di convincere i suoi colleghi di Parigi ad accettare i libri di Averroè, grazie ai quali si poteva studiare Aristotele. Benché che Averroè non credesse all'immortalità dell'anima, ed era questa la preoccupazione dei, dei teologi di, di Parigi. Era l'immortalità, il fatto che potesse Averroè influenzare. In maniera negativa, non perché fosse musulmano, ma perché non credeva all'immortalità dell'anima. sale di fatto che Dante Alighieri mette Avicenna per Roè nel limbo, fra gli illustri non credenti, non come non all'inferno perché non, non erano cristiani, diciamo che lui li premia nel limbo, come lui. In teoria i musulmani sapevano della rivelazione, quindi non li considerano come persone che hanno rifiutato Gesù, ma come persone che hanno meritato.